Buongiorno, oggi vedremo il funzionamento di un montapanna Carpigiani modello Eco Whip. La prima cosa che andremo a mostrare al cliente, che è poi la cosa più importante, è come smontare e rimontare il montapanna, operazione che va effettuata ogni qualvolta si finisce il servizio in maniera molto molto attenta, altrimenti il montapanna non funzionerà. Allora, partiamo dal smontare. Ipotizziamo che abbiamo finito il servizio e vogliamo pulire la macchina. La parte frontale, estraiamo il primo pezzo, il secondo pezzo, che si separa in due. Questi vanno lavati entrambi, tutti e tre i pezzi vanno lavati molto bene, perché la panna, se no rimanente, tende a solidificarsi all'interno. Stacchiamo quel pezzo, incliniamo verso destra questo pezzo e lo estraiamo. Poi abbiamo delle viti che andiamo a togliere. Così si apre l'interno. Come vediamo è semplice. Si possono lavare e sterilizzare, si devono lavare e sterilizzare tutti quanti i pezzi per poi riassemblarli. Adesso facciamo il procedimento inverso. Quindi andiamo a rimontare tutto quanto. Qui c'è una piccola molla, la dobbiamo far rientrare. La rimettiamo all'interno della parte circolare, rimettiamo la parte frontale alle quali applicheremo le due viti, due farfalline. Poi riapplichiamo nella guarnizione il componente che serve a dare poi l'aria, vedremo come, alla macchina per la panna. Rincliniamo così per far entrare e poi lo blocchiamo dritto. Rimettiamo questo pezzettino nel foro. Abbiamo rimontato i due pezzi iniziali. Lo infiliamo qui fin quando si blocca e rimettiamo poi l'ultimo componente. Adesso attacchiamo la macchina alla corrente e la facciamo refrigerare e poi andremo a fare la panna. Abbiamo attaccato la macchina alla corrente. Andiamo a mettere la panna all'interno in modo che si raffredderà la vasca e si raffredderà anche la panna. Ci raccomandiamo sempre di non fare dei composti qui nella vasca, cioè di non aggiungere la panna fresca, aggiungere lo zucchero, perché poi non si andranno a sciogliere adeguatamente e non verrà fuori la panna nel modo corretto. Mettiamo anche il secondo. Abbiamo dato l'accensione da qui, questo pulsante verrà premuto per far uscire la panna. Qui invece abbiamo il regolatore dell'aria. In base alla panna che utilizziamo andremo a alzare e girare la rondella per far arrivare più o meno aria che regolerà la densità della panna all'uscita. Allora, come vediamo, all'interno la vasca sta refrigerando. La prima accensione si deve attendere ovviamente un pochino. Premiamo. Poi la densità dell'erogazione della panna, come abbiamo detto prima, si regola da qui. Si alza un pochino questa rondella e si cambia la posizione. Ci sono dei numeri da 1 a 8. Noi adesso, per esempio, la mettiamo a 5. Faccio un pochino più morbida.
prima era 8, adesso è 5. Come abbiamo detto prima, la cosa essenziale è lavare perfettamente il macchinario alla fine di ogni ciclo di lavoro con acqua calda. Da qui spegniamo e da qui riaccendiamo. Adesso la macchina verrà pulita, sanificata e inviata al cliente. Grazie della visione.